Manzo chiama e Sansone risponde. Fide Alessandri e Casarano non si fanno male, ma alla fine il punto sta stretto ai federiciani, incapaci di gestire vantaggio e superiorità numerica quando al termine del match mancavano solo una decina di minuti. Per la sfida con la Fidelis, Mister Feola si affida ai tre tenori. L'attacco del Casarano è composto da Rodriguez, Sansone e Favetta. I federiciani rispondono con Cerone a supporto di Cristaldi e avvantaggiato. L'avvio di gara è di marca rosso-azzurra. Favetta ci prova dapprima con un tiro che finisce debolmente tra le braccia di Anatrella e poi con un colpo di testa fuori misura. Ben più pericoloso è Rodriguez al 19°. L'attaccante italo-cubano si avventa su un cross radente di Favetta, ma il suo tiro sbatte sulla traversa. La Fidelis Fili Guardinga prova a spingersi in avanti, al 23° passa. Conclusione di Manzo respinta dalla difesa. Sul pallone si avventa nuovamente il capitano bianco-azzurro che indovina una splendida traiettoria per l'1-0 dei padroni di casa. Il Casarano incassa il colpo. Manzo sembra averci preso gusto e 5 minuti più tardi per poco non concede il bis. La sua conclusione termina di poco a lato. La squadra di Feola è nervosa. Rodriguez rischia il rosso per un colpo proibito su Fontana. Per l'arbitro è solo giallo. A 5 dall'intervallo l'ultima emozione del primo tempo. Cross di Pagliai, palla respinta sui piedi di Favetta che calcia però con poca convinzione favorendo l'intervento di Anatrella. Si va a riposo sull'1-0. Nella ripresa subito una novità per la Fidelis, dentro Tutino per la Cassia. Nei primi minuti del secondo tempo la gara è bloccata. Feola prova a mischiare le carte dal 65°, tira fuori Rodriguez, al suo posto c'è Negro. 2 minuti più tardi Salentini pericolosi con Sansone, il colpo di testa del numero 7 è impreciso. Ancora Sansone al 73°, punizione respinta da Anatrella in tuffo. I rossoazzurri spingono, Feola manda in campo Eluazni per Favetta cambiando definitivamente il volto al suo reparto offensivo. Al 77° l'episodio che potrebbe segnare definitivamente il match. Il già ammonito Versienti ferma, Cerone si prende il secondo giallo, Casarano in 10. Gara finita? Assolutamente no. Proprio quando l'inerzia sembrava definitivamente della Fidelis arriva il pari. Palla di Negro per Sansone che in acrobazia trafigge un non irreprensibile Anatrella. 1-1. Subito il pari la Fidelis reagisce rabbiosamente, con Cerone va ad un passo dall'immediato 2-1. L'ultimo sussulto del match lo regala Prinari, la conclusione del 20 federiciano è fuori misura. Finisce 1-1, Fidelisandri e Casarano non si fanno male.